il dottore Pacifico, sì. È un magistrato illustre che fa il proprio dovere. Cosa si rischia facendo il proprio dovere a Catania? Ma guardi, si rischia dappertutto. A Catania c'è una situazione particolarmente difficile da tempo, che voi ben conoscete in questo caso. Fortunatamente siamo riusciti ad avere la possibilità di intervenire in una fase molto molto anticipata, quando ancora si era nella fase preliminare dell'ideazione di questo possibile attentato, e quindi è stato possibile intervenire e radicalmente interrompere. Ecco, concretamente cosa dicevano i mafiosi? C'è questo pizzino nel quale un esponente del clan Cappello Bonaccorso chiede ad un altro esponente di fare questo attentato nei confronti del dottor Pacifico, istigazione che non è stata raccolta. L'ultima cosa, dal suo punto di vista, la mafia catanese come è organizzata in questo momento? Che fase sta attraversando Cosa Nostra a Catania in questo momento? Tutto non è solo Cosa Nostra, sono organizzazioni diverse, alcune delle quali direttamente o indirettamente collegate a Cosa Nostra e altre no. Complessivamente certamente risentono fortemente dei colpi che sono stati inferti dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, e quindi cercano di riorganizzarsi e di ritrovare equilibri non sempre facili. E questo ha comportato anche in passato recente che siamo dovuti intervenire in via d'urgenza per impedire degli omicidi e delle azioni di questo genere. Quindi cioè, c'è sempre, bisogna stare attenti, è un momento in cui bisogna stare attenti.